Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2 con Alice e Sebastiano che ci hanno mandato roba croata. Questi ragazzi erano al nostro spettacolo di Padova e ci scrivono nella lettera che verranno anche al nostro spettacolo di Bologna, possibilmente nelle prime file. E io non vedo l'ora di vedere questi due ragazzi e ringraziarli, balle, mare dirli, per quello che hanno fatto. Cocktail easy. Hai mai assaggiato un cocktail easy? No, però sono molto curioso, devo dire la verità. Questa è roba croata, abbiamo detto. Questo è venuto proprio dalla Croazia, prendendo mazzate fortissime. Porca puttana, è già un miracolo che non sia esplosa all'interno del nostro pacco. Come abbiamo detto, faremo un giga video con le robe alcoliche, dove ci ubriacheremo molto probabilmente, tutti lo state aspettando, ma potete recuperare tutti i video andando indietro, c'è una playlist fatta apposta, la metto in basso, la metto su, la metto giù, insomma la trovate un po' dappertutto e mi raccomando non perdetevi i vecchi episodi. Partiamo con un hors d'oeuvre, ovvero con Bobby, le patatine che ormai conosciamo, no, ormai le conosciamo, sono quelle patate al gusto di Nut. Ah, è vero. Ormai queste qui sono alla cucina di gusto nocciolina. Sanno di arachidi. Arachidi. Molto buone e anche molto caloriche. 471 kcal per 100 grammi. In culo alla mamma. Allora, passiamo alle seconde patatine, ovvero le buonissime crunch chips, cese e onion, per un alito leggero. Allora, quelle patatine ormai le conosciamo e si vendono pure da noi. Queste al cheese e formaggio credo siano molto buone perché l'odore di cheese e cipolla non è molto forte, quindi secondo me è solo un retrogusto simpatico. Buone. Mai assaggiate così, Sono buone. Perché il gusto è leggero, è delicato, non è una mazzata. Abbiamo assaggiato delle patatine che ha gusto formaggio e cipolla, dove la cipolla magari era preponderante, il formaggio sentiva meno o viceversa. Non vorrei dire una cazzata, c'è la mano di uno chef dietro queste patatine, perché secondo me per bilanciare tutto così bene. No, è veramente, sono buone, fagli vedere come si chiamano queste. Crunch chips, davvero molto molto buone. Oh, e siamo al salato. Oh, questa è una vecchia conoscenza. Cubetti, vabbè. I cubetti li conosciamo, questi no però. Questi no, questi sono i kvicky. Kvicky? Ormai dalla Croazia sempre con amore, come al solito. Grazie Sebastiano che tu ci pensi sempre a fare queste cazzo di scatolette. Allora, si tratta di piccole foche. No, sgozzate. Sono dei fegati, tieni. Queste sono buone con la birra. Sarà che io di queste qua non sono mai andate matti, ma a me non mi piacciono. Neanche questo tipo di salatino qua, che viene venduto spesso in tre varianti in un'unica confezione, Ho fatto così dentro, non mi piace, non c'è niente che me lo faccia piacere. Sono stanti come gusto, hanno un gusto molto stantio. Sì, come sembrano. Poi sono due uguali questi. Sì. Ce ne hai dati due, cosa vuoi suggerirci? Vabbè, andiamo avanti. Natura Physalis. Allora, queste sono. Aspetta, no, passiamo a queste dolce, secondo me. Quello è un buon gusto di transizione, ma queste Greek. Questo è un altro Kvicky. Kvicky, penso faccio a questo punto. Roba da birreria. Ah, sono noccioline salate. E tutta roba da birra. Non sono noccioline. Questi sono buoni. Ok. Boh, boh, boh. Tu lo sai che io sto facendo fatica. I know, perché questa roba. Questi qua non sono noccioline, ma sono pezzi di pane, comunque di carboidrato, cotti nella sugna. È un po' la versione più saporita e speziata dei crostini dorati della San Carlo. Davvero. Però molto saporito. Buono davvero. È un po' come quegli altri cosi che mi piacevano tanto. Allora, passiamo al dolce a questo punto. No, lei Redes cerca di glissare su un argomento che a me è molto caro, gli spalmabili. Nel mentre io faccio un cocktail.
Allora, questo è strano, sa di coca, ma è una coca strana. È una coca San Pellegrino, che tipo... Com'è bello questo spalmabile. Bravo. Porca di mano. Ragazzi, il sapore è strepitoso. La coca è qualcosa di... Che cazzo è sta merda? Che cazzo è? È easy, è la cocta easy. Che cazzo è sto schifo? No, aspetta, parliamo un attimo di questa cosa. È una Coca-Cola sgasata. Sì. Lasciata aperta per qualche giorno. Alla stevia, probabilmente. Alla stevia. E poi non lo so che c'è un dolore. Sente... La stevia si sente. La stevia ci sta, però, vedi? Stevia già. Ma si sente proprio il sapore della stevia, ormai lo riconosco. Vola, vola, Dario, ma tanto ormai, cioè, veramente io c'ho in bocca una centrale nucleare, eh? E sto fai la Coca-Cola rincorsa, proprio. C'è il fegato qua, Cristo! Ah! C'è una cosa che devono capire. Quando rastrellano meccanicamente tutti quegli animali, gli devono togliere almeno alcune parti, tipo la merda che c'hanno nell'intestino e il fegato. Lo sgozzi prima l'animale, prima di metterli in quelle presse meccaniche e per far uscire sta roba qua. Ci togli il culo, ci togli tutte quelle parti che non servono e ci togli il fegato. Vai, fammi assaggiare qualcosa di dolce. Guarda che tra sta cosa qua che non è lucida. Queste sono caramelle, io farei un passaggio intermedio e passerei per le... Non mi sembrano solo caramelle però. Beh sì, però comunque sia un dolce, punto e basta. Qui invece andiamo sull'agrodolce o comunque sia sulla frutta. Pensi tu. Ragazzi, io sono una persona molto educata, ma devo fare un rutto da 100, 190 decibel. Dai, assaggiamo. Che cazzo sono? Ma per la mano. Sono stronzi. Sono stati cagati da una volpe questi. Vai. Ho capito, non ho capito questa situazione. A me è uscito qui. Ah, è frutta secca. È buona. È fighi secchi. O forse no. No. Non sono fighi. Sono... Che cazzo è? Ah, ho capito. È quella... Che ti danno ai matrimoni. No. Si mettono i cocktail. È molto interessante. È una pallina è racchiusa in queste foglie. È tipo stella. Non so come si chiami. Buono. Vabbè, il frutto di per sé l'ho assaggiato anch'io. Si trova in realtà, non è molto male, però è giustamente non maturo, cioè pizzica in bocca. Beh, questa è una caramella normalissima. Secondo me no, secondo me regala soddisfazione. Fammi vedere la confezione. Aspetta. Come si chiama? Sumi. Sumi, Silk Hazelnut. Ah, ok. Hard filled candy. Che è, nel senso che è riempita con un ripieno tosto? Probabilmente è tutta dura questa cosa. Non c'è la barra lì. Ma non è una real hazelnut. Ho preso l'unica caramella bianca che non aveva. No, ma è molto buona. Il sapore della nocciola. Vedi, qua c'è. Qui c'è. Non so, avevo preso la caramella buggata. Pure io. Mi è entrato nella scarpa. Stai facendo uno schifo. Ok, ma è nocciola, è tipo una nocciola. È nocciola, ma caramella nocciola. Buono. No, e dentro c'è la nocciola. Cioè non la nocciola vera. Che è proprio nocciolato. Una pasta di nocciola. Non è male, è buono. Vai, apri qualcos'altro. Questi quasi mi dispiace ad aprirli. Questi sono buoni, sì. Si vede proprio da lontano. Guardali un po' più da vicino adesso. Io ho capito già di che si tratta. Un sottile strato di pan di Spagna. E so che non mi piacciono quei troppo.
questi si chiamano? L'abbinamento arancia cioccolata non mi è mai piaciuta. Jaffa Cakes. Sotto c'è pan di Spagna, un arancio non lo so come. Caramellato. Caramellato. Candito. E sopra c'è la cioccolata. Però a me non mi soddisfano queste cose. Non è un gusto che mi piace. Cioè non è male, eh. Questo mi sa che l'abbiamo già assaggiato. No, sì. Mi sarei ricordato una confezione così orribile. Però è proprio il momento di provarlo. Comunque questa cosa qua fa... No, quella è una merda. Questo è il colore dei medicinali. Ma questa è gassosa. C'è pure l'odore dei medicinali. Che cazzo è? Che cazzo è che sta di... Cristina D'Avena, mi sta salendo la medicina! Il ritorno del Bioketasi. Non è il Bioketasi, il Bioketasi era buono, questo fa schifo. Rispetto a questo, sì. Però... Che cazzo è sta roba? Sensation Jamaica, ma la Jamaica in goccia da dà. E quando uno sta male in Jamaica prende il Bioketasi pure là, quindi c'è... No, non è quello là, è... Allora, Asia Lime... C'erano quelle bustine... Che non era Bioketasi, sono sicuro al 100%. Erano bustine che ti davano per il mal di gola, credo. No, tu ti riferisci allo sciroppo rosa. Vau vau! Le carine. Ah, vau vau è il verso del cane. Pelo. Tu chiudi e c'è il pelo. È giusto, è il cane, la cuccia del cane. E dei cagnolini che si stanno ingroppando. Insomma, non mi paiono. Ma l'hai vista la faccia del cane? Guardate la faccia, non so se si veda bene. È disperato, guardate quanto... Il tuo cane, a me è felice. A te è più serio il cane. A me mi è devastata la bestia. Vabbè. Vai. Vabbè, caramelle di zucca. Niente di particolare, ma... Indire. Però è buono, c'è tipo la Zigulì. Non è male, però non è niente di particolare. Però le banane al cioccolato, queste. Questo è un must, perché se non ci caghiamo sotto noi. Ok. Questa volta il cioccolato non è dentro, è fuori. E dentro c'è. La solita banana. Vabbè, chimica. Questa, mamma, quando è chimica sta banana. Oh, e l'ultimo. Queste pure sono caramelle. No. Ah no, non so. Questo. Allora, aprirei prima. Io questo. Prendo questo. Totte. Eh sì, infatti aprirei prima questa. Quella ce la mangiamo alla fine per sciacquarci la bocca, tieni. Sto continuando a mettere da parte le robe lì. Un domani me le mangerò sicuramente. Guardate Redez che con competenza. Così incartate proprio alla buona, sì. Vai, assaggiamo questo wafer ripieno di crema alla fragola, credo. Buonissimo. Perché c'è anche l'arancia. Fragola e arancia. Arancia e limone. Qua non sai, dove ci tengono a sottolineare. Oh, raga, non sto scherzando. Sono tra i wafer più buoni che abbiamo mai mangiato. 545 kg. Anche tra i più pesanti. Tantissimo, eh. Sebastiano ci ha inviato questa cosa dalla Croazia, il suo eterno amore Alice, gli ho tirato i piedi tantissimo, no? Spero che continuerete ad amarvi. E ma non ho capito se loro si amano, però. Noi vi ringraziamo, io ti odio per questo, sappilo, perché mi hai fatto ricordare come al solito delle cose che volevo dire. Secondo me un po' si odiano anche loro. Perché per averci fatto mangiare sta roba vuol dire che loro l'hanno provata insieme. Secondo me non l'hanno Quindi provata. Quindi si odiano loro stessi. Secondo me non l'hanno provata. Ha detto mandiamogliela a quelle fogne, tanto mangiano tutto. Grazie ragazzi, grazie, ci vediamo a Bologna con voi ragazzi e alla prossima. Devo andare a cagare forte però.